Salve a tutti ragazzi, eccoci di nuovo insieme su Car Mechanic Simulator 2021. Oggi andremo dalla fascia carrozze per poter recuperare alcuni pezzi e poter aggiustarli e poi rivenderli, così ci facciamo un po' di soldini e poi anche se troviamo qualche macchina da poter sistemare e poter così fare un po' di soldini. Bene, andiamo dalla fascia carrozze. Qualche momento per il caricamento, che ci fa anche rima. Eccoci qua. Bene, qui come vedete possiamo andare su questo mucchio, ecco, possiamo fare un po' di rottami, vedete la roba che c'è. E noi qui possiamo acquistare la roba e poi acquistare, non so se possiamo acquistare, si acquista, ah no, si prende qui, si prende sta roba e poi si può accomodare e la possiamo rivendere, quindi possiamo vendere questa, non so questa quanto costa, magari sta roba qui, vediamo quello che c'è. Poi lo rivendiamo e vediamo quello che... Vediamo tutto. Oggetti raccolti. Bene, poi andiamo a vedere qua che ci sta. La monnezza. Ci stanno i cerchi. Altro spin idrogeno, poi possiamo farci un giretto, vediamo che c'è qualche macchina che è chiuso, vediamo qui se c'è qualche rottame da poter acquistare, che c'è qua, c'è la macchina, vediamo qua che ci sta. C'è la roba che c'è, prima questa, le candele, i cerchi, questi che possono i sordi, la cinghia. Poi andiamo qui, questa che cos'è? Sì, ho capito, ma... C'è qualche macchina interessante da poter comprare. Ma che c'è? Fa vedere. Questa mi garba. Io come faccio? Acquista auto. Quanto costa? Ah, questa è quella d'azzardo, figa! Qui lo so che c'è da lavorarci parecchio. Cavolo, 12.000 costa. Non abbiamo i dindini e quindi non possiamo acquistare un bel niente. Questa? Vediamo. Era figa però, era una macchina d'azzardo. Questa? Quanto costa? Ah, 4.000. Vediamo, vediamo.
Una Madonna, 263.000 km già. Cioè, è finita praticamente. Vabbè, adesso aspettiamo che facciamo un po' di dindini. Poi, casomai, andiamo a prendere. Che ho visto che c'era l'auto quella di Hazard, solo che costava un botto. Quindi non ce la potevamo permettere. Va bene, vedremo. Adesso andiamo. Torniamo all'officina. Sì, questa è Betsy, qui c'è tutto. Adesso vi farò vedere che ho ampliato un po' l'officina e ho comprato alcune cosine molto interessanti. Tra cui ho un'altra piccola stanza dove ho, ecco, sempre questo per il motore, poi qui abbiamo i banchi per riparare la carrozzeria, abbiamo il banco di lavoro per riparare i pezzi. Adesso noi qui dobbiamo fare così. Premiamo. Dobbiamo beccare. Ecco. Se becchiamo il verde, ripariamo il pezzo. Questo perché è bloccato? Ah, ma solo quello potevo fare. Che ingulata. Qui invece? Ah, qui niente proprio. Ah, perché dobbiamo sbloccare il livello. Bella fregatura. Quindi. Questa niente. E ok, ho preparato tutto per fare i dindini. E invece non ho calcolato che qui si può fare niente. Fammi vedere. Oh, qui si può fare che cosa? C'ho il tornio. Ah, possiamo aggiustare il dischetto di freno, giustamente. Però qua se non abbiamo un estruttore, almeno a livello 2. Non ci avevo pensato. Però che abbiamo riparato i freni. Quindi niente, sempre quello perché dobbiamo sbloccare il livello 2. Noi il livello 2 non ce l'abbiamo, quindi ci attacchiamo al pene. E praticamente, allora fammi vedere qui come funziona. Restauratore, questo è. Ecco, restauratore livello 2, se Maria. E io invece ho fatto quest'altro e quindi giustamente. Però possiamo sempre vendere quello che abbiamo in magazzino. Insomma, come ad un cazzo praticamente. Ho combinato tanta roba, invece come un pirla diciamo. Non posso aggiustare niente. Rischi di finire questi, sì, ma che stati, però devo invece, quindi devo sbloccare il nuovo livello. Beh, allora adesso andiamo a fare questa macchina. Vediamo che c'è da fare qui, fammi vedere. Ma anzi, qualcos'altro no? No, eh.
Bene, alziamo subito qui e cominciamo. Allora, questo che c'è scritto, ecco. Questo no però. Poi. Fai un po' di spray. Candela, mo qual è? Devo cambiare la candela, qui c'è scritto quale candela sarà. Magari a farmela vedere, no, eh. Questa. Devo cambiare la candela. Quindi noi. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, candela, facciamo aggiungi. Scatola cambio, aggiungi. Non è così, mi venga vanneggiando. Poi. Poi, quella non c'eri io, ok. Allora, apri lista degli acquisti. Ah beh certo, devo dire qui giustamente. Candela, certo. Candela, acquista. Poi. Scatola e cambio. Acquista. Bene, allora, intanto qui ci mettiamo la candela. Poi richiudiamo il tutto. Poi rimettiamo la roba qui. Poi solleviamo la macchina. Allora. Dunque. Quindi dobbiamo levare questa. Come sarebbe T? Vabbè. Che c'è andando? Andando che mi questa roba qui va. No, chi è un gigante da cambiare? Porca miseria, ho sbagliato. Cacchio è che c'è da cambiare? Ok, nemmeno. Dove c'è? Aspetta. C'era scritto il freno.
Allora, ho sbagliato io. Vabbè, c'era scritto. Allora, cambiamo questo. Poi andiamo qui. Facciamo aggiungi. Spesa. Chiamiamo il fusibile, giustamente, mettiamo il coperchio, ecco, e questo è fatto. Bene, questo è fatto. Prima scatola del cambio, cuscinetto, fissione, tutto l'ambaradam. Quindi, sì, però qui non si vuole niente, no. No, devo staccarlo se per forza. Servofreno. Ah, perché sta tutto qua dentro? Giustamente. Invece. Certo, forza. Adesso lo stacchiamo su. Voleva perché prima c'era lì a questo. Perché non lo fa lì a? Che c'è un momento, scusa, che non c'è niente. Fammi capire. Porca di quella di Eva. Allora, lì mi dice che non si voleva. Adesso chi me lo fa idea? Oh, vado in avviamento. Porca miseria, questa foto è sta mambrina. Ecco, adesso me lo fa idea. Che non mi fa idea, scatola del cambio. L'olio che cacchio c'entra? Mettiamo lì che devo leare sta roba qui prima.
Ah, pure qua. Ok, è tutto praticamente qui. Ho fatto questa mambrina. Oh, adesso me lo fai idea. Che diavolo è? Sono arrivata. Accendere sta roba qua. Allora. Volano? Anzi no. Ho visto. Attrezzi. Allora, piastre di pressione, scala frizione. Ah, mi serve anche volano qui. Volano. Acquista cuscinetto, acquista scrivizione, acquista bene. Poi sto qui. Se lo cambiavo tutto, questo c'è, questo, ah, devo rimboccare i liquidi, liquido freni, bene, a posto, adesso ci mettiamo altra roba. Ci mettiamo la gomma. Ci
andiamo dall'altra parte. Allora, ci mettiamo questo. Direi che non manca niente qui. Ma chi ci deve mettere questo? Quindi questo me lo fa mettere sotto. Aspetta, che la cinghia c'è tutto, sì. Ok. Bene, qui dobbiamo mettere servofreno. Imbocchiamo tutto. Oh, non era vuoto proprio, era. Quindi in teoria. Quando vado, è una miseria, spiega tutti. 4.000. Adesso vediamo qua cosa c'è di nuovo. Questa che mi dà? Niente, niente. Bonus P. Ah, vediamo questa. Ponte 2. Eccoci qua. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto, c'è anche la possibilità di aggiustare i pezzi che potremo prendere dal fasciacarrozze e poi rivenderli. Il problema è che io purtroppo non ho sviluppato, non ho aumentato il livello di restauratore, quindi non potevo fare niente. Però nelle prossime sessioni cercherò di aumentare il livello, così potremo restaurare anche altre cose. Bene ragazzi, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto e come al solito ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, commentate, condividete, fatemi sapere se volete continuare questa serie oppure riprendere serie vecchie che momentaneamente è sospeso, anche se è poco tempo. Quindi fatemi sapere voi se vi sono piaciuti questi video, se volete che continui a farne altri. Bene, alla prossima, ciao a tutti!